I Goldbaum di Natasha Solomons per Neri Pozza. Vienna, aprile. Palazzo Goldbaum era fatto di pietra, non d'oro. I bambini che passeggiavano sulla Eugas con i loro cappottini abbottonati fino al collo e la bambinaia o la Mutti che li teneva per mano, immancabilmente ci restavano male. Avevano promesso loro il palazzo del principe degli ebrei, fatto d'oro e d'avorio e presumibilmente tempestato di gemme. E invece era solo un grande edificio di comunissima pietra chiara. Certo, la pietra bianca più bella d'Austria, trasportata dalle Alpi fino a Vienna sulla ferrovia costruita grazie a un prestito della banca Goldbaum, con un treno di proprietà della compagnia ferroviaria Goldbaum, dipinto con i colori di famiglia azzurro e oro e adorno del suo stemma, 5 cardellini su un ramo di sicomoro. Gli spiriti arguti amavano descriverlo come gli uccelli sull'albero dei soldi. All'interno l'ampio vestibolo risplendeva d'oro, dal battiscopa al culmine della copertura a cupola, tanto che persino nelle giornate più grigie la luce riflessa si tingeva di sole. Si diceva che Goldbaum fossero così ricchi e potenti che nelle giornate uggiose noleggiavano il sole perché brillasse per loro.